a tutti. Grazie a Vino, grazie a voi. Il nostro evento dove si parla di moto, di passione e di cui si costruisce le proprie passioni, si lo fa per giocare, ma è un po' una sfida, un scopo, è costruire un'evoluzione di quello che abbiamo visto. Quindi quando c'è stata l'opportunità di sentire il telefono e ti ho proposto di cambiare la data, e grazie per averlo fatto, sono stato felicissimo perché era proprio per me un po' la ciliegina di questa giornata in cui si parlava di passione per la customizzazione. Lascio a voi, grazie e buongiorno. Grazie. Allora, bentornati alla Radio Rock e Motori, per eccellenza in assoluto. Vi porto il saluto del direttore, purtroppo Renzo non è potuto essere presente perché è a Palma, ma ci ha mandato Roberta Fiore. Thank you.
parlare con me? Dicevo prima che quando tu hai fatto il lancio, è passato a te che sei fermo, che te aspetti, che ti vengono a ritirare perché non è torno, te sei immerso nel nulla, e sei solo in questo momento, non c'è nulla. Sei come nel nostro caso, dove ti messo la moto perché c'è il cavallo, non c'è nulla, ti togli il casco, c'è il premurato, ma c'è un momento in cui te. Io ti ho sempre ricercato, non è ritardo perché erano le sensazioni dell'università. E qui abbiamo esagerato. Questa è la università. Quando siamo arrivati dice, bello questo lago salato, grande come il Molise. Poi dopo la volta scorsa che è stato un piccolo avvio alla fine della settimana, dopo fortunatamente l'ultimo giorno l'avete visto quando la batteria lì ha preso fuoco e ci ha tolto l'ultimo tentativo. Abbiamo detto, però meglio essere primi all'inferno che secondo il paradiso. Ed è effettivamente Allora, ripetiamo. Devo purtroppo una volta da non siamo riusciti ad avere uno sponsor del gas che ci supportasse il piede, però fortunatamente abbiamo tutti coloro che ci hanno creduto e noi esistiamo solo grazie agli sponsor, a partire da MDR, Biocerello, Pachero, lì LS2 e tutti gli altri, MBE e Concepella, che ci hanno permesso di rifare. Oggi quest'anno si aggiungono altre doti come Olive e Soltoffio, che è una di caffè italiano, io volevo fare quasi completamente italiano, ci siamo riusciti. Quest'anno ci sono delle donne, quindi c'è una nota positivissima che contente di pronunciare. Luisa e Rosaria quindi fanno parte del team. Perché soprattutto anche te vorrei raccontare su come vi siete conosciute. Sì, a febbraio è iniziata una staffetta mondiale che si chiama Women Rider Sport Relay, che sarebbe passata per l'Italia a marzo. E l'ho scoperta tramite un'amica inglese che me l'ha sottolineata. E cercavano l'ambasciatore per l'Italia e non c'era. Lei che è inglese ha detto vabbè, se per l'Italia non c'è nessuna la faccio io, e subito dopo che si è candidata lei ho scoperto questa cosa, ho chiesto la possibilità di farne parte, sono diventata la sua co-ambasciatore per l'Italia per portare il testimone dalla Francia, da Mentonna e Polonia in Slovenia a Tolmin, e in questa circostanza le raccontavo della nostra esperienza di Bonneville. E lei l'ultimo giorno mi ha detto ti voglio chiedere una cosa, se c'è la possibilità e posso far parte del team di Bonnie quest'anno, e io gli ho detto non lo so, devo chiedere a Dino perché insomma non sei italiana, Dino voleva fare un team tutto italiano, però in effetti anche come l'ambasciatore delle WRWR non era italiana eppure era diventata ambasciatore per l'Italia, per cui Dino ha detto che era contentissimo perché comunque si era candidata, aveva la voglia di fare questa cosa, e per questo tipo di esperienza, di avventura serve veramente la forza femminile, la forza e la volontà di poterlo fare. Quindi vivere questa esperienza in tutto e per tutto, facendo proprio tutto il viaggio coast to coast con un camper, con dietro quindi il trailer e la moto. L'anno scorso abbiamo fatto dalla California verso lo Utah e da Utah verso New York, quindi attraversando tutti gli stati. Quest'anno lo facciamo al contrario, passando però per la parte nord degli Stati Uniti. E fino ad arrivare poi a Bonneville per il 7 agosto e dopo due giorni inizia la settimana. Sì. E il quarto, l'altro pilota che si è aggiunto quest'anno è Maurizio Vecchio. Thank you.
I just want to say, yeah, how very proud I am, and how important Emma this is, and what an incredible opportunity Rosaria and Dino have given me, and I will make them proud if I can. È incredibile e che contenti se ne fa parte di questa. Ma Dino, explain you exactly what means Bonneville. Yeah. How is explain really. No, non gli hai detto. It's hot, yeah. No, it's not. It's very slippery. It's very dangerous. I read some sand. Allora, ci abbiamo da vedere la moto che ce la spieghi tu. Dimmi. Una cosa al volo, io mi sono iscritto nel 2012 e poi l'anno in cui mi entrai in cui mi sono preso perché c'è un parco sociale e credo nel fatto e probabilmente non era l'anno giusto. Dino è un amico, una persona di cuore, io ho un cuore di cuore, e quindi sono contentissimo di fare questa cosa con loro, perché sono le persone che mi mostrano quotidianamente, lavorando tutte le notti sulla moto, la passione che per 11 anni ci porta a ricercare le emozioni della vita. Gli abbiamo detto. No, me ne manca almeno due ore di stagione, che è il mio amico, che è il corso di volte, che ha sostenuto la prima giorno, Pirelli, che siamo diventati ufficiali Pirelli, che è un grosso problema, già fornito dei nome con la cassa di volo, e poi tutti gli altri che venite qui per la prima volta. Sì, esatto. E le vedete anche sulla moto, le tutte, Renz, sai, è il giro dove si lanciò senza tutto per ricercare la massima velocità. Non c'è anche se siamo partiti dal disegno originale che si fu fatto l'anno scorso da Federico Rizzo che faceva parte del nostro team l'anno scorso di Metal Magical e per il resto vi dico voi se vi piace se vi piace andiamo a vedere. Take down great.